Come siamo in troppo di ieri? No, il minuto senza di ieri. Buongiorno, buongiorno. Siamo in onda? Siamo in onda, sì. Buongiorno, buongiorno. Lei è ormai il prossimo 40. E io se posso passo. Lei è passata con un grande piacere. Scusi, queste cuffie che tiene per il mento, cosa sono? Queste cuffie fanno effetto lifting, sembrano funzionali a un Bluetooth di auricolare, invece fanno effetto lifting. Scaldano le orecchie, la mascherina scalda la bocca. E il massaggio anche vibra la cuffia. Lei esce uscendo di casa per problemi di temperatura. Era zero, ma lei. Io sono in bici, non guardo più la temperatura. No, mai. Non c'è il termometro sulla bici. No, le catene sulla bici. Sì. In 30 sheets, avevo cominciato già bene. Buongiorno Serene, buongiorno Giorgio. Buongiorno Andrea. Buongiorno Andrea. Questa mattina ci sono 3 gradi e sereno, ormai c'è una luce. È bellissimo, bellissimo. Al mattino, se uno non vedesse già, mi sarebbe bellissimo. Invece io passo. Si presenta qui. Se posso passo. Di antica memoria del nostro grande amico Luciano Olivieri, di cui poi vi racconteremo delle news. Sì, dell'iniziativa, molto carina. È uscito anche un nuovo libro e ve lo presenteremo ovviamente. Corriere della Sera, prima pagina. La stampa. Oggi giocate. È il mio smile della giornata. Faccio le cover e me ne vado. Ecco, posso? Sì, faccia le cover. Faccio le cover. No, chissà che allora con le povere ci salviamo. Non si cambia di me, cioè proprio qui ormai. No, passa, fa quello che vuole. Il Corriere della Sera apre con questo titolo, pronti a ripartire con i vaccini. L'ho distratta. E la stampa, sempre sui vaccini, crisi, AstraZeneca e il piano Draghi. Come sapete, come vi racconteranno meglio i miei colleghi, il caso di Biella, verificatosi del decesso al professore insegnante di musica, non ha niente a che fare con il vaccino, pare essere stato, secondo l'autopsia, un infarto, una morte per cause naturali. Quindi si riparte con i vaccini. Meno male, così possiamo vaccinarla. E allora io vado a prepararmi. Ecco, farsi vaccinare? Sì. Sei Jenny, adesso facciamo una cosa. Privati in luogo pubblico. Oddio. Anche le nostre mamme, sì, entrambe oggi verranno vaccinate. Ah sì? Sì, li abbiamo trovato. È perché si danno. Anche le mamme si muovono di concerto. Bello, bene. Allora domani vedremo. Mi racconteremo. Sì, sì, sì. Esatto. Se passano la nottata. Oggi è il compleanno della mia. Auguri. Ah, auguri, auguri. Ciao. Mia suocera. Buonasera. Auguri! Dice così, sì, lasciamoglielo credere. Sì. Ciao, amici. Ciao, ciao. Allora, sappiamo, prima c'è il buongiorno, Maurizio Bensi, buongiorno, Flavio Lombardi, buongiorno, benvenuto. Patrizia Carone, 13 gradi, ti invitiamo. No, ma è uguale qua. Sì. Anche da noi, anche alle 12 ci sono 13 gradi. Di più, io sono 17. Poi nel pomeriggio, ma sì, voglio dire, alle 12 c'è una tradizione, no, lo so perché per casualmente ho guardato, e allora io vorrei dire, mi dispiace per Luna Rossa, ma effettivamente gli amici di, hai visto come sono diventato politica corretto, gli amici di New Zealand, cornutoni, ecco, mi sembrava che fossi troppo, mi sembrava che fossi troppo pacifico, sì. Hanno una barca che va di più. Hanno vinto la America's Cup, sono aggiudicata. Adesso vedremo i conti, perché i conti non tornano e non torna anche il modellino che tu puoi fare una barca più piccola, massimo poi puoi farla diminuendo del 12%, loro hanno diminuito la barca del 16%, quindi c'è già un'irregolarità. La seconda è che devono un mucchio di soldi allo Stato neozelandese. Sì, ma potrebbero non poter ripetere. Il prossimo anno? No, non è tutti gli anni. Sì, è già La prossima edizione. La prossima edizione, e devono dei soldi a parecchi. A Emirates ne ha ospitati per 3 anni a Dubai. Ma sarebbe pronta a ripetere, adesso parliamo dei soldi della vittoria, quindi sì, sì.
Certo, questo è questo il problema per il mio giornalismo. No, perché io non vorrei che si interrompesse, questo è il problema, che se vincevamo noi Prada era disposto a fare un ennesimo sforzo incredibile, come ha fatto anche quest'anno. Praticamente è Prada che ha tentato in tutti i modi di arrivare in finale, di cercare di portare la Coppa in Italia, sarebbe stato un sogno incredibile. Devo dire che la nostra barca e gli uomini di Luna Rossa, i nostri, dico nostri perché siamo affezionati a loro, sono tutta gente che ha dato il massimo, tutto lo staff, perché non solo quello che ha regatato, ma anche tutta l'organizzazione che c'è dietro, tutto, dal primo all'ultimo degli uomini del team Luna Rossa Pirelli, Prada Pirelli, e ragazzi, è andata così, sono state delle notti magiche anche queste, ricordando i Messa Race incredibili. L'unico dispiacere, anzi dispiacere sono due, il buco di vento dell'altra notte che ci avrebbe permesso di andare quattro pari, che ha colpito noi dopo aver colpito anche loro, e non aver visto questa barca andare a regatare con 20 medi o altri. Per tutto il resto, anche Sergio e Anna che si sono messi in contatto. Allora, Sergio si sta preparando per le regate sul Gormita. Ah, penso. Lui con le gambe. Lui con le gambe. Lui fa da prodiere. Certo. Stiamo cercando il timoniere, lei sarà venuta disponibile. Io sono caro, no? No, ma lasci perdere, tanto vediamo se la gente. Allora sì, quello che ho. Quindi. Sergio, forse siamo riusciti a sistemare. Allora, notizie rapide. Questa che la quadra importanza è che il blocco dei licenziamenti del piccolo imprese è stato prorogato fino a ottobre, quindi 7 mesi in più dalla scadenza di marzo. Piccole imprese, quindi da un dipendente a 50 al massimo, e comunque devono essere imprese soggette a cassa integrazione straordinaria, quindi hanno delle caratteristiche particolari, però è importante che almeno quella fascia di dipendenti venga appena protetta, si ha paura degli effetti che potrebbero venire dal. Certo, perché le aziende piccole poi. È una proposta di legge del ministro Orlando, ma si dà per scontato che. Fino a settembre, no? Ottobre. Fino a settembre. Sì, fino a ottobre. Poi parliamo di vaccini rapidamente, pronti a partire con i vaccini, c'è un po' di maretta in Europa tra Macron, Draghi e Merkel, perché Merkel ha deciso autonomamente di sospendere la somministrazione, bisognerebbe essere tutti omogenei, per cui anche Francia e Italia si sono uniti a questa sospensione delle inoculazioni di AstraZeneca, però senza un accordo precedente. Non è stata una bella cosa, non ci è piaciuta tanto, e questa volta abbiamo un Presidente del Consiglio che telefona per rimpiccare chi sbaglia. Sì. Schiaffeggiare una volta che abbiamo là, dire contro chi. Questa volta è Draghi che chiama Macron e la Merkel. No, Macron per dire siamo pronti a ripartire, ripartiamo. E la Merkel gli ha detto che il tuo ministro, prima di dire delle cose, ci avverta, perché non è più sembra che l'EMA sia orientata, almeno i dati sono questi, per concedere le somministrazioni dei vaccini, quindi non dovrebbero esserci problemi con i 400.000 vaccini che sono sospesi nel frigo in questo momento. Le indagini sull'autopsia sul professore di Biella dice che non è dovuta la morte a trombi dovuti al vaccino, un infarto. Semplicemente, purtroppo ci dispiace per lui, muoiono 800 persone al giorno per problemi cardiaci e lui è uno di quelli. Casualmente era stato inoculato. Buongiorno Monica Campo, buongiorno cara. Si dovrebbe riuscire a ottenere, per compensare questo rallentamento, 1 milione di dosi Pfizer in più, sembra che consegnerà
in anticipo 10 milioni in tutta l'Europa per compensare queste perdite e questo dovrebbe così permettere di rimettersi un po' in linea con il piano vaccinale che sapete prevederebbe a regime 500.000 di popolazione al giorno. Vedremo se ce la faranno, però adesso gli annunci ce ne sono stati tanti da Draghi. Capite perché Draghi non parla? Perché no, perché sbagliate gli annunci, sì, sì. Mi sembra già una cosa abbondante. Comunque, cambiato il comitato tecnico scientifico, ridotto a 12 membri. Sì, li ha fatti fuori tutti. Vabbè. No, ma casualità. Buongiorno dottor Caffè. Buongiorno dottor Caffè. Sì, il conduttore del caffè. Ecco. È venuto a trovarci. Questo dovete forse spostarlo perché questa signora non ci sta. Abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite. Siamo felici che venga qua a trovarci, come sempre. Ciao, buongiorno. Buongiorno Paola Golce, buongiorno. Buongiorno, sto mischiando sui biscotti. Sì, buongiorno. Buongiorno Paola. Adesso vi raccontiamo chi è Paola. Per chi non la conosce. Per chi non ci segue. Ecco, per chi non viene con noi. Io Monica Campo magari adesso l'ultima puntata. Anche Flavio, magari Flavio non lo sa. Flavio, sì. Tre volte. Allora, buongiorno. Buongiorno. Come vedete ha un cordoncino attorno al collo ed è l'UNICEF. Paola è l'UNICEF di Alessandria. Sì, sono. Io, assoluta io. Dovresti farti fare un tutino. Ci va bene. Sì, un'altra volta vengo col fratino. No, noi vogliamo proprio il tutone. Tutone, sì. Vedo se ce n'hanno ancora, se me ne mandano. Vabbè, allora, un po' di volume allora, con la voce, abbiamo che non ci manca. Abbiamo ospitato volentieri Paola in occasione del lancio delle pigotte. Delle pigotte, poi purtroppo con i problemi che sono stati la distribuzione dovuti al Covid. Non è andato male, ma non è andato come noi speravamo, per cui se avete ancora 20 euro che vi avanzano, così potete fare un gesto generoso e chiamare il numero 349-809-7653. Ecco, ripetilo piano. 349-809-7653. Ecco. Non hai qualche pigotta, può darsi ci sia ancora, magari avete fare sì. Qualche duna l'abbiamo avanzata. Avanzata è inutile dirlo, ma colpiti dal lockdown durante il periodo del lockdown, sia di Natale che questo, in tutti i momenti in cui c'è una festa, una ricorrenza, una voglia di abbinare la pigotta con un uovo di, per esempio di Pasqua, tatac. Ecco, potremmo abbinarla al menù di Pasqua, sarebbe un bel regalo anche per la bambina che le riceve. Ma comunque devo dire che sì, non è andata come speravamo, è andata non bene come l'anno scorso, ma non è andata male. No, ma infatti, diamo quest'ultimo rush finale così, per fare pari all'anno scorso, in un momento in cui era facile. E comunque abbiamo già stabilito insieme all'ASCOM le associazioni alle quali verranno donate le pigotte e non solo, perché se ci sono anche dei maschietti non è il caso di dargli delle pigotte, perché magari non sanno cosa farsene. Così. E quindi li abbiamo identificati, verranno contattati con calma e abbiamo identificato due date per la consegna. Una è il 27 maggio. 27 maggio perché quest'anno è il trentennale da quando l'Italia ha sottoscritto la Convenzione per i diritti dell'infanzia, che quindi è diventata una legge della Repubblica. Bene, bene. Sono 30 anni. E vorremmo, siccome speriamo sempre per il meglio. Sì, no, beh. Però non si sa come saremo, cosa potremo fare, e ci sembrava che legare questa consegna di pigotte a questo, a questa avete giornata. Già identificato gli enti che lo riceveranno? Sì, non vorrei dirli perché non li ho ancora contattati. Ah, boh. No. Sarà un'opportunità per tornare. Per venire di nuovo. Sì, io mi lancio degli anni.
Si porta avanti, si porta avanti col lavoro, così dice, vengo un'altra volta. Dovremo, esatto, no, questo dobbiamo lanciare le bomboniere solidali dell'UNICEF, insomma. Cosa sono? O come tutte le associazioni, anche l'UNICEF ha le bomboniere. Ah, oltre ai biglietti di Natale. Oltre ai biglietti di Natale ci sono le bomboniere che sono state fatte, secondo me, via via si sono affinate, io non c'entro niente. Quelle di quest'anno sono molto graziose. Chi le produce? Proprio il nazionale? Sì. Ah. Noi ce le mandano così come sono. Sono molto semplici, cioè sono varie possibilità che sono tutte online, si possono vedere tutte, certo. Ma quello che a me piace tanto è che ci sono dei sacchetti semplicissimi e hanno in dotazione un X di nastrini colorati. E quindi rosa, celeste, bianco, argento, rosso per una laurea, certo. Insomma. Potrebbe essere un'occasione per fare del bene e regalare bene per la laurea. Noi siamo favorevoli a far sì che si aiutino i bambini, perché, e vorrei che tu lo ripetessi, l'UNICEF nasce come un'emanazione dell'ONU? Sì, no, è tuttora un'emanazione, un'agenzia dell'ONU in qualche modo, però l'ONU non ci aiuta con dei soldi. Ecco. I soldi sono tutti dati dai paesi che siamo a circa 200. Ecco, ma quello che vi voglio dire, e che lei potrebbe spiegarmi meglio di chiunque altro, è che l'UNICEF ha aiutato molti di quei paesi che oggi sono in grado di poter aiutare. Non dimentichiamo l'Italia. Ecco, vorrei che raccontassi questo aniddoto. Conclusione della seconda guerra mondiale si sono resi conto che l'Europa, non solo l'Italia, era disastrata e chi pativa di più erano i bambini, perché essendoci state delle lotte, delle guerre, delle battaglie proprio sul territorio, il discorso dell'approvvigionamento di latte, di formaggi e di cose diventava complicato. E quindi come Nazioni Unite sono intervenuti con un piano di aiuti per la Francia, per la Germania, per l'Italia, per tutti, insomma. Certo. Con l'idea che questa cosa avesse una sua conclusione intorno ai primi anni 50. Dopodiché si è sviluppata la guerra in Corea, mi sembra intorno al 53, non voglio dire delle date a caso. E quindi hanno continuato finché è diventata una cosa continua, duratura. Attualmente interveniamo in più di 130 paesi, uso sempre questo plurale che sembra un po' il Papa, un po' una stupida. No, va bene. Sei l'UNICEF ad Alessandria, non solo ad Alessandria. Quindi interveniamo in tutti questi paesi. Adesso leggevo ancora ieri nelle nostre, ci mandano tutte le notizie, eccetera, eccetera. La questione in Siria è veramente drammatica, oramai sono 10 anni di guerra senza nessun tipo di soluzione, praticamente tutti i rifugiati, che non sono solo siriani, perché c'erano anche dei rifugiati che si erano recati in Siria per scappare da un'altra guerra, quindi è una cosa... Sì, magari si veniva anche dalla guerra del Corno d'Africa prima e tra Iran e Arabia dopo, per cui quell'area sì, era tutta... è uno sfacelo. E quindi sono praticamente in Giordania, quindi vedono il confine della loro patria, però più di tanto non possono fare, quindi ci sono problemi. Uno di alimentazione, di malnutrizione, di soprattutto di vaccinazioni, ecco, perché i piani di vaccinazione dell'UNICEF sono tanti, è appoggiata anche a questa alleanza Gavi, che è stata voluta alla fine degli anni del Novecento, nei primi anni 2000, c'è anche Bill Gates dentro, è un pool di enti pubblici e di privati che si occupano di controllare che comunque le vaccinazioni nel mondo siano
caratterizzate da equità, nel senso che se il paese è povero, sì, deve comunque pagare un pochettino, però deve avere le vaccine, anche perché è interesse nostro vaccinarli tutti, se no siamo sul discorso dei vaccini per il Covid attuale, cioè che si sta cercando di dare... Infatti anche quello lì. Esatto. Tra l'altro ho letto che in Italia c'è preoccupazione perché sono scese le vaccinazioni, quelle solite che facevano i nostri bambini. Cos'era? Per tosse, sì, morbillo, varicella, tosse, sì, no, la pertosse, il tetano e la difterite anche. Sì. Dite per. Scusate. Comunque, in Italia, vaccinando da una parte, chiudendo gli ospedali dall'altra, queste vaccinazioni sono scese. Ecco. Sono da genitori coscienti che non le fanno. Abbiamo avuto il problema del morbillo, solo chi... Io me lo ricordo ancora, l'ho fatto il morbillo, non esisteva il vaccino. Non è piacevole. No. Io mi ricordo che... Adesso la mia mamma non c'è più, mio padre lavorava, quindi mi ha detto, ma mi ricordo tanto bene. Ma io mi ricordo che sognavo, che avevo delle cose, c'era mio nonno sempre vicino al mio letto che mi leggeva qualcosa, e io ho questa visione di mio nonno lì vicino, ma è molto confusa, probabilmente era la febbre alta. Eh sì, certo, dava un febbrone. Alta, altissima, eccetera. Senti. Comunque, passando dai ricordi infantili a qualcos'altro, il discorso delle vaccinazioni è molto sentito, l'UNICEF aveva già opzionato 2 miliardi di dosi, che hanno cominciato, sono già in Ruanda, mi sembra. E forse anche in Sierra Leone, non vorrei di nuovo dire delle sciocchezze, comunque su internet trovate tutto spiegato per bene. E avevano opzionato anche non so quante mila, penso a miliardi, di siringhe per evitare di trovarsi in crisi. Ecco, da un altro verso. Come il nostro grande Arcuri. Allora, scusami, ma intanto siccome rimani qui con noi, intervagliamo delle notizie, c'è proprio chi non riesce a stare zitto, e mi riferisco a Mario Monti. Serve un trattato globale antipandemia. Ma c'è chi lo sta a sentire? Ripensiamo, la governance ONU è vecchia. Ma c'è chi lo sta a sentire, dai. Salutiamo, e si è collegato già da un po', Giova Rossi. Un po' in anticipo addirittura. Brava Giova. E la nostra signora della CNN. Ah, è arrivata anche lei, è finito. Sai che cos'è? È che siccome stamattina va a vaccinarsi, sì, è molto dinamica. Sì, si carica. Credo che sia già pronta. Se dovessi vaccinarmi io sarei già un po' calato. Sai che ho visto, c'è una. Ieri, nelle tante room strane di Clubhouse, c'era una room dove facevano vedere i servizi mortuari negli Stati Uniti. E tra i servizi mortuari c'erano delle persone messe sulle sedie così, certo, altri messi in altre, in attesa del vaccino. Mi sei venuto in mente tu, perché quando ho visto questo messo io non sono un Novax, io sarei per vaccinare, ma se ci fosse un vaccino orale o spray, no, io neanche spray l'ho trovato, ho trovato spray, sì, allora è mio, l'ho trovato, ma spray. Ne ho altri 9 o 10 che accompagniamo subito con noi, forse Baba Rizzi, anche lei è per lo spray? No, ma bastava seguire il consiglio di mio figlio, che mi ha scritto una cosa, fanno tanti discorsi, riaprissero i pub, mettessero il vaccino dentro la birra, 15 giorni siamo vaccinati. In Israele i giovani li hanno vaccinati regalando un vaccino per ogni persona che andava a bere una birra al pub. Sì. I ragazzi sono tutti vaccinati. Certo. No, tra l'altro tuo figlio, vogliamo dirlo, che lavora nel settore. Nel settore, sia un tantino interessato. Quindi sarebbe un attimo, magari il vaccino con la sua birra viene anche meglio. Comunque mi aggrassa l'occasione, come si dice. Mio bambino. No, poi un giorno o l'altro lo vedrete, quindi capirete quanto sono scemo. Ho giocato una partita rugby con le vecchie glorie. Il bambino gioca rugby, quindi anche le dimensioni del bambino. Un po' tipo, ma di due stagioni. Esatto. Ma ogni tanto si ritrovano, fanno queste cose, hanno giocato questa partita, uno era asintomatico e il risultato è che adesso sono tutti in quarantena. Quindi mio figlio è in una struttura, perché non ti lasciano a casa. Hong Kong non è proprio Cina, ma lo è tanto oramai. Quindi
è in una specie di cella che sarà, come ho potuto vedere, 4 metri per 4, e sta lì tutto il giorno. Ha dovuto portarsi, crearsi, comprare un wifi temporaneo, perché non c'è televisione, non c'è nulla. No. E sta lì, la cosa è avvenuta non questa domenica passata, quella precedente, quindi 7 giorni sono già passati. Mio figlio aveva già fatto 2 tamponi perché li vendono al supermercato, quindi aveva i kit. È negativo. Sempre negativo, adesso è ancora lì e ci sta fino a domenica, senza discutere. Ah beh, sì. Ma però può uscire dalla camera? No, sta dentro lì. Ma la soluzione è... Gli portano da mangiare il cinese? Sì, lui si era portato dalle vettovaglie perché va detto no. Ecco. Presumo che sia. Per chi dovesse fare quella quarantena lì, noi abbiamo trovato una soluzione molto comoda. Sì? Se mi aiuti. Subito. Grazie. Eccola qua. La vogliamo far vedere? Sono 2 piastre a induzione che ti puoi portare dietro. Belle. In qualsiasi posto, puoi attaccarla al muro, puoi fare quello che vuoi. Sono Fabita. Ecco. Anche l'immagine ufficiale. Ecco l'immagine ufficiale, guarda l'immagine ufficiale, tac. Il padellino già ecco tua. Ed è un'esclusiva per la nostra provincia del movimento Coscia Spirito Moreno. Ma che bello! Ecco, per le quarantene, ecco, per le quarantene vi potete portare dietro tutta la baracca. Soprattutto perché sempre la Perla d'Oriente ha il suo fornellino a gas da campeggio e la moca, perché quello sta gira con la moca. Come lo chiami, la Perla d'Oriente? Sì, no, sono tutti i soprannomi che gli abbiamo dato, perché siccome io parlo, sono bitematica, parlo dell'unicefo del figlio, proprio due temi sì. Così. Allora, i ragazzi non stanno bene, è uscita una grande indagine dove dice che il virus ha bloccato la socialità dei giovani, ha bloccato... Io, per carità, dico... Capisco, perché anch'io sono stato giovane, anch'io ho avuto ribellione contro i diktat, eccetera. Però, ragazzi, stiamo parlando, non li vedo così preoccupati, per esempio, per la loro cultura. Quello che sono in piazzetta e fanno dei versi, no? Poi non si può fare dello sport. Sapete i vostri padri o i vostri nonni quanto sport hanno fatto? Facendo le scale a piedi. Potevano non fare il loro sport abituale, potevano andare ad altro sport, prendere qualcosa per fare lo sport all'aperto, quello è concesso, e allenarsi magari facendo delle corse o delle camminate lunghissime, così si calmano un po'. Ma potrebbero andare anche solo nel cortile e sollevare dei pesi. Esatto, andando ad altro sport trovano tutta la tutto quello che ti può servire. Possono anche essere eleganti, perché ci sono 2 negozi, uno dedicato all'eleganza dello sport, alle attrezzature tecniche, e li potete servirvi e fare tutto quello che volete, che vi può far piacere in questo periodo di DAD, come si dice. Invece notizia interessante, l'Inter è stato rinviato al 2022, cominciano i rinvii delle grandi manifestazioni e non poteva essere altrimenti. Quest'anno saremo ancora in ballo fino a che la vaccinazione... Questo mi dispiace molto, perché ero pronto ad andare a Vindita lì quest'anno. Sì. Sì, perché ho un po' di amici nelle varie room di Clubhouse che mi hanno sporto degli inviti e... Ha detto che Tomale è pronta di non arrivare in ritardo, che deve andare a fare il vaccino. Ecco. Mi ha chiamato l'ASL, signora, e ha detto che bisogna essere là puntuali non in anticipo, perché c'è dell'altra gente, ci si potrebbe... Infettare. Muscolare. A questo proposito... Sì. È chiaro il discorso, dobbiamo tutti, perché io devo farlo sì. Questa settimana, non il vaccino, sì. La prenotazione. Sì. La fa il tuo medico di famiglia? Allora, no, dipende. Il mio medico mi ha detto io non scrivo niente. Come non scrivo niente? No, insomma, vabbè, il mio medico è un po' particolare. Gli voglio bene, è così e basta. No, il discorso non è... Non può dire quello. È un po' per la donna, no, però se quello, lei... Non si sa se fanno gli elenchi. Lui è obbligato a segnalare i 2 tantenni per adesso. Sì. Tutti gli altri si prenotano sul portale della regione Piemonte. Piemonte ti vaccina. Tu ti sei già prenotato? Prego? Ti sei già prenotato? Non entro in nessuna categoria. Io sì, perché sono più grande. No, anche perché forse tu appartieni anche a lui, ci può darsi che no. Non c'entra niente, non abbiamo nessun tipo di... Oltre i 70 anni, allora. Oltre i 70, sì. Lui potrebbe entrare tra
A breve? A breve. Con gli over 65. Insieme a Isa, vabbè, sei da. Sì, no, no. Io purtroppo andrò avanti. Buongiorno Fabrizio dopo. Delfino. Devo dirti che Fabrizio, sì, se non sbaglio, aiutami Fabrizio, sta facendo un'avventura, una, non saprei come definirla, è partito in bicicletta dall'Italia e sta andando a Tokyo. Oh no, va bene. Tutti in bici passando da... era in Portogallo qualche giorno fa. Cioè, ma come ci va poi? Sì, non so, ha scelto questa strada. Non, adesso poi al limite ci faremo dire qualcosa. Okay. Cioè, Capo Finisterre si propede però non sì, tanto. Forse c'è l'aeroplano che va poi in Giappone. Ma no, no, lui ha detto che siccome non è un atleta, ha avuto una storia... veramente incredibile, ha perso il lavoro, ha deciso faccio il sogno della mia vita, vendo tutto, una bici, una canadese e un viaggio slow, nel senso che quando entra, anche la bussola perché per andare in Portogallo si vede che lui ha detto io non ero mai stato in Portogallo, vado a vedere un attimo in Portogallo, tanto tempo ho tempo, allora se vuoi passare poi da Mamette ce lo dici, noi abbiamo un'amica che non è Valeria Riccio, che salutiamo, buongiorno Valeria. E insomma vediamo cosa possiamo fare. Beh, parlando di Valeria Riccio, che è responsabile marketing dei Due Buoi, parliamo dei Due Buoi, cosa dici? Due Buoi, che è il ristorante dell'hotel Due Rossi di via Capo d'Alessandria, stiamo organizzando tante cose, facciamo anche vedere questa bellissima perché. Ma non è. Questa, è sorpresa. Beh, adesso è vuota. Ma si riempirà, ragazzi. Ecco. Okay, ci sono delle iniziative, ci sono delle cose che vi invitiamo ad aspettare e seguendo sempre il sito www.duebuoi.it c'è anche il menu per l'asporto e il delivery, che è il menu di Marco Molaro, quindi qualcosa di veramente sfizioso. Seguite i Due Buoi perché tante novità ci sono, se vi interessa c'è la possibilità di avere una tessera che vi darà diritto a molte agevolazioni seguendo i Due Buoi. Sapete che anche d'estate se si potrà aprire ci saranno delle iniziative tipo il gara, ci saranno iniziative all'aperto. Il più bella e più bel giorno di Alessandria. Come era Natale, no? Era già il numero uno. Sì, e con la musica di DJ Flam. Quella è qualcosa che vi tocca. Volevo ricordare che è chiuso. Scusi, a proposito, è una sua compilation ultimamente non è più uscito nulla. No, perché lei. Perché il bambino non ce l'ho a casa. Quindi Ma se lo porti a casa. Lo devo portare a casa, sì. È il bambino, è sempre il bambino. Lo porto a casa il bambino. Vabbè, è il mix. Ok, e invece parlavamo della Coteleria Boido che è chiusa, al pubblico, ma è aperta con internet, quindi www.coteleriaboido.it, non perdete le occasioni, se siete in casa, dovete cucinare, avete un bambino di 2 metri che vuole la merendina, potete andare dalla Coteleria Boido, prendere magari la padella tenderetta per fargli una vista calda lui del pomeriggio, se ancora fame. Quella è una cosa interessante. Allora io vorrei chiedere a tutti voi, diteci qual è la merendina o la merenda che facevate da bambini, che vi piace, eccetera, ditecelo in diretta e noi saremo contenti di sapere e di parlarne con voi. Nel frattempo, Boido ce l'ha, cioè non il solito estrattore che ormai sappiamo tutto, eccetera, lì. Sì. Ormai ce l'hanno curi, sì, no, è già un po' passato di moda, no? No, ma sì, però insomma non è più come una volta. No, poi andava anche di moda adesso. Dove amavi la zucchina, gli dicevi mi dispiace, ti devo fare un po' dentro l'estrattore. No? La carota. Pensa Michael con le carote, ne ha fatto. È andato la grande. Certo. Ecco, allora, c'è un. Queste frutte di adesso vengono trattate in qualche modo? C'è qualche novità? Lei ha. Perché io so che lei è vicino a Boido. Conosco. Ci sono le solite cose per gli ananas, ci sono dei coltelli speciali per spellare certi frutti che hanno la buccia un po' dura.
però c'è proprio il prodotto per la no perché sai magari è uscita una novità o qualche cosa no, perché no. Per esempio c'è il sistema per fare le spremute ma sì, quelle c'è gli estrattori per il melograno ecco il melograno si chiama robina comodissima come ti trovi col melograno? D'incanto da sgranare mi piace da morire. Sono quei lavori che a me vengono bene proprio perché manualità quasi zero, quindi... Allora siamo due. Decreto sostegno, 12 miliardi a imprese, professionisti e altri 5 per i vaccini. Si continua a investire sulle vaccinazioni, per fortuna non sono per i gazebo di Accure che erano soldi sprecati, ma proprio solo per i vaccini e comunque per gli operatori. No, ma sembra quasi incredibile, bastavano un po' di tende militari e si poteva fare. Sì, però non c'era investimento, diciamo l'investimento. Ah, ecco. Capisci? Senza investimento il PIL non cresce. Non vuoi fare commenti, ecco. Poi si chiama la querela, quindi io lo chiamo sì, così. Investimento. Allora, rimaniamo così. Festini a Torino con la droga dello stupro, questi festini gay. Che mi dà il destro per allacciarmi al discorso, di questo mi interessa relativamente poco, perché sono problemi legati a chi li vuol fare, ognuno è libero di fare quello che vuole, con i rischi che comporta farli durante un periodo di lockdown. Sono un po' infastidito che Francisco, il suo amico della balaustra, non abbia accettato le coppie gay. Ma perché? Ma scusa. È la Chiesa. Sono figli di Dio anche loro o no? Quella è la Chiesa, non è uno Stato che deve accontentare tutti. La Chiesa ha dei dogmi, il dogma è quello. La procreazione è il fine ultimo dell'unione di un uomo e di una donna, quindi lì non ci può essere procreazione. Allora, meno male che c'è Leonora, perché lei non è più attendibile, è anziano ormai. Eleonora mi dice, Riccardo, l'estrattore è sempre uno dei prodotti più richiesti. Tu hai detto che non andava di moda. E tu me l'hai confermato. Ho detto. No, me l'hai confermato. Me l'hai confermato. Me l'hai confermato. Eleonora, io mi fido solo di te. Dimmi se hai delle novità, io lo dirò al pubblico, perché il tuo amico qui... Allora, io sono per... il riconoscimento da parte della Chiesa delle coppie gay. Perché è un paio di giorni che hai cambiato un po'... Mi dispiace. Soli per i matrimoni... Ma mi dispiace. Ti saluto al mattino, mi sei dato il gomito, ti metto il pugno, ti saluto così. Deve sapere questa cosa, se è interessante. Perché? Lasciamo perdere. Allora, intanto poi volevo dirvi che è molto interessante. Sì, chi sa. La prima grande parletta è... E Gualtieri che si vuole candidare a ecco, e c'è già la prima grana per. Sì, siamo veramente preoccupati. C'è già la prima grana. Ecco, non c'è per ecco, invece, proprio perché si deve mangiare, caggia fa per mangiare, Sorial, quello con il bacilli di Gabbiano, è un deputato del Movimento 5 Stelle, che è un notav di quelli proprio durissimi. Sì. È andato alla presidenza della società del tunnel del Monte Bianco. Ah, però. Forse perché il tunnel era già stato fatto. Sì. Non poteva più farci. È una società dei Benetton, attenzione, perché lui è dei 5 Stelle che vogliono colpire e punire i Benetton. Lui è diventato... E va a controllare. Mentre siamo contenti che dopo il ricovero è tornato finalmente a casa il marito di Lilibet. Più forte di tutti, è come lei, sono forti come l'acciaio. È Armageddon. A 99 anni hanno operato al cuore, sì, è una casa, bene che sta. Beh, insomma, non ha proprio la faccina di uno che sta proprio bene. Ma anche 100 anni, adesso può... Sì, no, ma era per dire. Quindi ha lasciato... tra un po'. Sì, vabbè, qualche giorno proprio. Sì, e quindi grande festone. Grande festone. Dispiacere per tutte queste... Ecco, ma adesso lei che so che segue la Casa Reale, Lilibet è un po' infastidita da... So che si sono sentiti Harry, William e il padre, e Carlo, sì.
ma un po' freddamente, non hanno risolto le loro diatribe interne. So che i Harry e Meghan hanno tolto lo stemma reale dalla loro carta intestata e che ovviamente ma perché non ne avevano più diritto? Probabilmente stanno attendendo che li caccino definitivamente da tutta la linea successoria. E ovviamente la Michelle Obama si è schierata a favore della povera piccola Meghan, che ha detto di essere stata accusata la Casa Reale di razzismo, dicendo a Obama, e qua mi aspetto qualche polemica, che non si sorprende di questa cosa. È la moglie di un ex presidente degli Stati Uniti che ha avuto rapporti con l'Inghilterra. Dire una cosa del genere non mi sembra politicamente corretto. Magari non è stata proprio accettata bene quando è andata a Buckingham. Non c'entra. No, ma se non mi tratti bene, allora, io inizio a pensare, mi avrà trattato male perché sono un po' più rotondina di lei? Obama no. È il vero presidente americano, è una brutta posizione, penso che verrà fuori qualche polemica, ve la segnalo già, dato un'occhiata, qualcosa succederà. Intanto il tuo amico Sleepy Joe sta continuando esattamente le stesse politiche di Donaldo. Contro la Cina, quindi il rafforzamento del blocco americano, contro l'Europa per i dazi, cioè non sta mollando esattamente niente, America First anche per i vaccini, perché non li lascia portare se sono prodotti sul territorio americano. E sai cosa fa Biden? Fa colazione con la nostra signora, fa merenda con la nostra signora della CNN. Certo. Sai cosa mangiano? Pane, olio, aceto e sale. Cioè, tutto il meglio dell'italianità. Sì, infatti i dazi che mette sul... Appunto. Brava persona. Sì. Allora... io direi una cosa, Carlo, sono le 8:11. Hai perso il giro. Caffè del Fanciotto, è l'unico caffè che ci fa tornare giovani. Tac! E dura. Tornare giovani? Sì, li chiediamo qua. No. Io lo sono. Allora io vorrei ricordare che se state cercando l'opportunità di avere una casa anche fuori dalle mura cittadine, per dire sto con la mia famiglia in periodo rosso, esatto, i bambini hanno prato, eccetera, un bel giardino, eventualmente anche una piscinotta dove Flaminio vuole imparare a nuotare. Spesso in me. L'acqua fredda. No, la riscaldiamo per lei. Se è calda, temperatura ambiente, cioè. Sì. Allora sì. 36 gradi, cioè più di lì. Sì, basta che non si... Anche un po' di meno, tanto fa del movimento. Allora io vorrei dire solo che chi avesse bisogno di trovare qualcosa di veramente carino, sfizioso, eccetera, può chiedere all'immobiliarista del Monferrato. Esatto, numero uno. The number one is Giorgio Repetto. In Vicenza, Angolo Via Trotti, telefono 347 45 15 17 7, tutto quello che serve, sia abitativo che professionale, quindi anche l'azienda o l'ufficio, lui lo trova. Ieri per lavoro sono andato nel Monferrato a Olivola. C'era un clima meraviglioso, si vedeva tutte le montagne, il Monviso, è proprio un bel posto. A Olivola c'è Villa Guazzo Candiani, quindi iniziate a registrarvi questo nome, Villa Guazzo Candiani. È una villa che vi tornerà, vi ritornerà. Vigilio, io ho fatto vedere una cosa, ecco. Lega un po' le idee, ma va bene. Ecco. Va bene tutto. Parliamo anche della bottega della carne piemontese, che anche in zona rossa è aperta, tantissima, quindi il cibo di grandissima qualità che lo offrono è rintracciabile in via Piazza Marconi ad Alessandria. E voilà. Aveva qualche notizia ancora, qualche novità? Senti, qualcosa? Ma per l'estate avete pensato ai salvagenti per i bambini, per i gonfiabili? O i palloni, quelli da spiaggia UNICEF? No, i discorsi sono più complicati. Diciamo che forse l'aveva accennato l'altra volta, sì. UNICEF è comunque un'emanazione ONU, quindi ha queste
delle possibilità di scegliere, di fare, eccetera, però... Non volevi il caffè tu? Io l'ho bevuto. Già bevuto. E un altro no? No. No, quindi non... Ed Enrico, buongiorno. Enrico, comunque viene, ecco. Lo troverete venendo a Mediare. Vieni un po' più qua, se no, ecco. L'asporto ecco. È garantito sia nelle colazioni, brioche... No, offendere. Guardate Enrico è... No, questa è la mascherina. Ecco, ha fatto di tutto e di più per questo caffè. Adesso presto verrà spostato in una new in una nuova avventura, noi mancherà molto. Metodi migliori, certo. Allora io vorrei sapere il piatto di oggi. Oggi porrei paccheri al merde seppia con una bisca di gamberi e anche il tartare di gamberi con una crema di piselli in accompagnamento. Due. Sì, se si possono avere anche a mattina così, un'entrée da assaggiare. Due pacchere, due pacchere. Allora, se domani mattina ci sei? No, domani mattina tocca a lei, volevi ecco, un po' di paccheri, così un assaggino. Sì. Quando li posso ordinare? Da mezzogiorno? Da mezzogiorno in poi, anche prima. Anche prima, poi asporto e si può andare in città, pomeriggio si può anche poi prendere, verso sera prendere il bellissimo aperitivo la cena. Si trova il menù su internet. Esatto, Instagram, internet, dappertutto. Vogliamo dare un numero dove chiamare per prenotare? Io non lo ricordo mai a memoria il numero telefonico. Non avevo dubbi. Cioè, hai provato sempre. Non anche avevo dubbi. Non avevo dubbi, io lo dico perché... No, l'ho provato. È una prova per vedere... Se sono attento anche in quello, purtroppo, ecco. I numeri. È così comodo. No, ma è diventato famoso. A me mandate la mail. Esatto, viene arrivato tutto via mail, per quello che non lo imparo a memoria. Che abbiamo già i tramiti. Dappertutto. Siete infilati ovunque. Dappertutto. Malgioglio cosa mangia normalmente? Non lo so, andrò a chiedere. Quando lo conoscerò io lo chiederò molto bene. No, perché voi che avete il ciuffo alla Malgioglio. Ci conosciamo bene. Siete tutti i suoi adepti. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Il caffè è in via Kenna ad Alessandro. Ecco. Sta vincendo. Verso il filo. Parlavamo sì, di questa organizzazione mondiale molto complicata, molto complessa, perché è soprattutto votata ad organizzare la presenza in Africa, eccetera, perché prima parlavamo della Siria, ma anche la situazione dell'Africa non è proprio così liscia. Mettiamola così. E premetto che UNICEF è a politica, a confessionale, a tutto, nel senso che l'interesse deve essere preeminente è quello dei bambini, ecco. Di qualunque colore, razza, religione, a noi non interessa assolutamente niente, sono i bambini nel loro insieme. Detto questo, la situazione in Africa è complicata dal fatto, vabbè, voi lo sapete tutti, che la Cina, la Turchia, la Russia stanno un attimo colonizzando. E quindi c'è la vendita delle armi. La vendita delle armi è sempre una cosa così pregnante, quindi sì, le associazioni, tra l'altro non c'è solo Save the Children, UNICEF, ma Save the Children, Oxfam, faccio fatica di farlo. E poi i vari Medici Senza Frontiere, Emergency, cioè lavorano tutti, però ragazzi. Ogni tanto è come remare contro corrente, è diventata una cosa complicata. Per cui noi continuiamo a chiedere, piuttosto che palloni, eccetera, per dire, per ricordateci così come siamo. La nostra idea era, e sarà, forse l'avevo già detto, mi ripeto, quando si potrà andare nelle classi e cominceremo dalle elementari, abbiamo già preso contatto anche con le superiori, e quando avranno voglia di sentirci parlare per farci conoscere, per far vedere in quanti paesi siamo, che cosa facciamo, perché nella mia testa i piccoli amici dell'Unicef crescono i grandi amici dell'Unicef, per fortuna sono tanti e quindi
è vero, chiediamo tutti, se guardate un po' di televisione ogni 3x2 c'è un numero di telefono da fare, però la poi bigotta c'è ancora, se volete fare le gare, ci sono le bomboniere dell'Unicef. E poi stiamo immaginando di fare delle le cosiddette pigottine o trottoline, non è ancora scelto il nome, ma sono delle buffe bombolette alle quali si può legare un sacchettino di confetti o semplicemente un bigliettino. Si possono prendere sugli zaini, anche per fare tipo bomboniere, mia figlia mi ha già detto guarda che c'è tanto da lavorare, allora scappano tutte. Allora se dobbiamo fare una raccolta di persone che ti diano una mano è solo da dircelo. State cercando, se ci arriveranno degli ordini su questo tipo di bomboniere, siccome le dovremo fare, magari io le voglio rosa, io a quadretti bianchi e blu, che ne so, chiederemo aiuto a chiunque, a chiunque sì, è vero. C'è un vaccino gratis? No. No, no, perché sai, se dai un vaccino poi ti fanno una bomboniera lì. Assolutamente no, però la prossima volta che vengo, volevo farlo stamattina, ma mi sono dimenticata. Io ai tempi avevo fatto fatte di queste dimensioni per Halloween le streghe, e siccome io sono una strega, vi porto una strega da tenere qua, che è che è un po' il tipo di bomboniera che dovrebbe fare. Ecco, che vada a maggio, dobbiamo farla vedere quando ci sarà. Sì. La... Certo, noi vogliamo vedere. Che sia festeggiato qui l'anniversario. Perfetto, certo, volentieri. Quindi segnatelo già. Lo segno già, sì. Poi ce lo ricordi. Ecco, Livio Salvezza per il Toro, anche il Toro vuole adottare un giocatore, invece la bigotta adottano un giocatore. Vabbè, devo dire che... dalle figurine? Sono tutti nuovi, eh? Comunque tornano tutti, Tornano, che è una meraviglia. La cosa si ampia. Sì, che parolone. Infatti pare che già stasera si possa effettivamente vedere la nuova coppia d'attacco, Belotti e come si chiama l'altro che non ricordo mai, è nuovo. Sì, no, Sanabria. Belotti, Sanabria, nuova coppia d'attacco. Ma tra l'altro con Sassuolo giocando. Con Sassuolo. Sassuolo se è in bocca la partita. Non è proprio facile, Non è facile. Se in bocca la partita. Oggi si decide la coppa di sci femminile. La Goggia potrebbe vincerla, malgrado non. Anche lei. Speriamo. Hai visto le regate di Luna Rossa? Tu che sei una donna di mare. Non le ho viste perché sono delle ore improbabili, ma insomma viene in mente l'altra volta con l'altra Luna Rossa, ho fatto dei 15 giorni senza dormire. Eravamo un attimo. Comunque non ce l'hanno fatta. Il mercato dell'auto, Volkswagen, 230 miliardi di mercato, quindi è sempre più il primo gruppo al mondo, e sta avendo un ottimo utile di 10,6 miliardi, magari grossi investimenti che vengono fatti per le auto elettriche. Il mercato, la borsa piace questa sua attività, sapete che ha il programma di investire nelle celle, nelle cariche, nelle batterie, nella mobilità, e alla borsa piace, sta salendo molto forte, soprattutto gli 16 più da 6 miliardi di utile. Sì, Volkswagen questo. Stesso ottimo risultato lo sta raggiungendo il Iliad, che arriverà al pareggio a fine estate, e sapete è un gestore telefonico indipendente, bravo. Un bel business, se riesce a fare utile può avere delle tariffe bassissime. Questo non si può dire altrettanto per Amaga, che è la società la multifunzione qui di Alessandria, che sappiamo avere utili perché in pancia continua a tenere tanta roba. Utili è una parola grossa, sta in piedi. Sì. Ha tanti crediti, ecco. Infatti cercano un partner industriale per Allegas. Sì, sì. È l'annuncio della vendita della società, praticamente. Sì. Bene, continuiamo a vendere tutti i piccoli gioielli che abbiamo in città, e poi quando saremo senza niente. Però il management è giudicato come vincente. Vincente. Sono persone. The winner is.
Se ci fosse nuovamente in gamba, sì. Mirellina l'abbiamo salutata, no? Mirellina no, è un mamma mia, gioia! Mirellina, sai che Mirella è la coadiuvante della proprietaria del negozio 2012 in Galleria Guerci. Sì. Adesso lei dorme in galleria. Si mette dei vestiti nuovi, si mette in vetrina, poi gli viene un po' l'abbiocco e sta lì. Poi si risveglia verso le 4 o le 5 del mattino, prende l'accappatoio, va a fare e si riveste e non è più vestita da disabillé, ecco, no, come si vuol dire, ma è vestita più elegantemente per lo shopping e la colazione del mattino, ecco. No, è un appalti truccati, ecco. Dove vanno a finire questi appalti truccati? Ma nel Terzo Valico, ovviamente. Okay. Siccome stava andando avanti bene, il Teatro Valico, vi ricordiamo che è Genova-Milano per intenderci, e sull'asse che poi dovrebbe proseguire verso il nord. Basta. Cosa avete detto? No, è la CIA, ha dato il messaggio. Ma questi li può togliere, cioè. Ecco. Quando parlo io, tic, c'è sempre un po'. Ecco, invece la notizia che può interessare a tutti coloro che non sopportano la movida, sì? Il comune di Torino è stato al comune di Torino ingiunto di pagare più di un milione di euro a 29 residenti che sono trovati bloccati la sera, sporcizia assoluta, rumore, musica e vandalismo. È stato giudicato pari a 500 euro a famiglia il danno subito per tutto quello che succede nelle notti. Il comune vorrebbe fare corso, però io lo segnalo perché potrebbe aprire una strada per i contenziosi, per dei rimborsi abbastanza importanti anche per le altre città, cioè se diventasse una costante giurisprudenziale. Beh, direi che bisognerebbe stare molto attenti ai rumori notturni, sarebbe una fretta sicuro. Qua ci sono delle foto di San Salvario, di altre zone dove sì, è impossibile di notte dormire, o dove ci sono poi anche gli eccessi, poi le bottiglie che vengono rotte, certo, le campanelle certo, bruciate, tutto, praticamente i danni ci sono. Allora, devo dire che c'è un bel gesto di solidarietà in Alessandria, mm-hmm. Farina in dono alle famiglie in difficoltà del quartiere. Questo avviene in collaborazione con il CISACA e nelle ultime due settimane c'è stata. Non ho capito cosa fanno. Regalano della farina. Con la farina puoi fare tante cose, no? Certo. Sui sedi. E quindi è un modo come un altro per potersi alimentare. Insomma, le cose e la generosità degli alessandrini ancora una volta si vede fino in fondo. Sì, certo. Ecco. Certo. Voi avete mai fatto uova per il... No, non facciamo colombe, cose da mangiare. Ah. Perché ci sono diversi problemi. Secondo me sarebbero sormontabili, ma diventa complicato con... Non lo so, non hanno mai scelto questa strada. So di comitati che comunque aggiungono cose in qualche modo. Mi sono dimenticata di dire una cosa. No, prego. Che UNICEF ha firmato un protocollo con il Soroptimist. Sì. E il Soroptimist ha deciso di creare i cosiddetti, quelli che noi chiamiamo baby pit stop. Perché pit stop, un posto dove le mamme possano sedersi, allattare il bambino e cambiarlo. Per quanto riguarda il Soroptimist, loro scelgono luoghi di cultura, per cui ne abbiamo aperto uno al Museo dei Campionissimi. Bene. Adesso mi hanno chiamato da Acqui, sembra che il sindaco sia d'accordo per farlo in biblioteca, vedremo. Ho controllato. Sono veramente ultimamente sorti proprio come funghi in tutta Italia, grazie appunto al Soroptimist. In Alessandria
c'è già un baby pit stop che non è stato fatto dal Unicef, ma dal comune di Alessandria, nella persona dell'assessore Lumiera. Bene. Che ho contattato, ho detto ma se potessimo, questa cosa, sì. Sì, potessimo riunirci, abbiamo deciso sì di riunirci compatibilmente con la pandemia, con quello che deve fare lei, con quello che posso fare io, prima o poi ci rincontreremo. E quando parlerai con Cinzia di pure che Double News è con voi, se dovessimo comunicare la cosa saremmo ecco, perfetto, perché l'hanno già fatto, lei l'ha fatto in biblioteca. Via tutti i bambini. Esatto, esatto. È molto carino. Allora siamo arrivati verso la fine della trasmissione, ricordiamo solo che la Milano Sanremo che si correrà sabato, classicissima, della, passerà nell'Alessandrino per ben 104 km. Sì, ci passerà. Ma perché solo è più lungo perché dovranno girare intorno alle buche? Sì. Sì. Cioè se è lunga la strada. È bravo, c'è tutto il serpentone che. Quindi alcuni chilometri occupano così, da girare intorno alle buche. No, no. Ragazzi, noi dobbiamo salutarvi e ringraziarvi, ringraziamo tutti quelli che sono, ci hanno seguiti oggi, siete stati nuovamente tanti. Ringraziamo Paola Gozzi di essere stata con noi, le notizie sul Grazie ci interessano sempre molto e quando hai qualcosa. Quando c'è qualcosa viaggelo a dire. Faccio un pronto. Qua, esatto, la strada è aperta. Salutiamo anche Rosalba Cugnolo che si è collegata adesso e gli ricordiamo che il nostro orario è dalle 7.30 alle 8.30. Oh, basta che ci vengono a salutare. Vi devo ringraziare perché finalmente ritornerò a dormire in modo normale e non a svegliarmi non più luna rossa, alle 3.50 del mattino per vedere luna rossa. E quindi ricordando che è ricco, è ricco. Che vi faremo sapere come vanno le vaccinazioni degli ultra ottantenni domani. Ecco, e lì, Dio permettendo. Sì, esatto, ci toglieremo un pensiero. Ecco. E ci rivediamo domani. Ciao. Ciao.